Stai per ascoltare una registrazione di mindfulact.it. Questa non è una pratica meditativa, ma è piuttosto uno spunto di riflessione per vivere questo momento e con anche alcune indicazioni sulla pratica. Ecco, in questo momento c'è chi dice che siamo tutti sulla stessa barca. In realtà, io penso che siamo su barche diverse nella stessa tempesta. Ogni fascia di età sta vivendo le sue difficoltà, le sue mancanze e gli aspetti negativi di questa pandemia. Così come anche ogni categoria lavorativa vive i suoi pro e contro. E ancora più nello specifico, ogni singola persona sta vivendo la sua intima sofferenza, che è veramente molto, molto personale. Ma in questo caso, la sofferenza personale è anche una sofferenza universale. Più la sofferenza è personale, più in realtà è generale e universale, mai come in questo momento. Perché non c'è nessuno in questo momento che non stia soffrendo. Se questo è vero per qualsiasi momento di vita, lo è a maggior ragione in questa sofferenza mondiale. Poi ci sono magari fasce che possono essere più colpite sicuramente, per esempio i malati o anche tutte le persone che si occupano dei malati e di far fronte all'emergenza. Queste sono barche che magari sono in condizioni più difficili, che stanno imbarcando più acqua e sono più in pericolo. Ho sentito persone fare a gara a chi era più in difficoltà in questo momento o fare paragoni. Ma in questo momento non serve a niente, così come di solito non è utile fare paragoni su chi ha la barca più bella e più equipaggiata, così nei momenti difficili non è utile soffermarsi su chi ha la barca messa peggio, perché comunque la tempesta è la stessa per tutti, per te, per il tuo compagno, per chi abita con te, tuo figlio, il tuo genitore, il tuo vicino, i tuoi amici, i tuoi colleghi. Tutti gli italiani, ma anche il resto del mondo. La tempesta ora è la stessa per tutti. Come la tempesta arriva prima da una parte, piano piano si sposta, l'occhio del ciclone si muove, così sta capitando un po' per tutti noi. Concentrarsi solo ed esclusivamente su quanto è messa male la propria barca e su tutto quello che non va e pensare di essere soli a soffrire, o essere quelli che soffrono di più, sicuramente non ti aiuta e non è neanche realistico. Quindi alziamo la testa e vediamo che di fianco alla nostra barca, che sicuramente perde un po' d'acqua, ce ne sono sicuramente altre una, due, tre, 10, 100 milioni di barche che stanno cercando di stare a galla in questa tempesta. Alcune ondate colpiscono maggiormente le barche, in alcuni momenti di più, altri di meno, ma questa tempesta colpisce tutti. Colpisce tutti e tutti, quindi non siamo soli in questo momento. Quello che possiamo fare è cercare di non contrastare troppo le ondate, cercare di non resistere, quindi alle emozioni e a tutto quello che ci fa sentire in difficoltà e in pericolo in questo momento. Quello che conta quindi durante la tempesta è provare a gettare un'ancora. Il modo migliore è quindi ancorarsi al momento presente, osservando il respiro, oppure ascoltando i suoni, o sentendo le sensazioni che arrivano in questo preciso momento. E se non riesci a gettare un'ancora in questo momento, perché le onde sono troppo alte o forse sei già troppo al largo, quello che puoi fare è cavalcare le onde delle sensazioni, le onde emotive, perché le onde arrivano, ti portano su in alto, hanno il loro picco. E poi, se non le contrasti, se non opponi resistenza, ti portano giù. Quindi
Quando la tempesta è in furia, ricordati sempre che non c'è solo la tua barca. Dai un occhio anche alle altre barche, a chi sta facendo questo viaggio con te in questa tempesta, chi è più vicino, chi è più lontano. E noterai che tutte le barche sono più o meno in difficoltà. Tutte stanno imbarcando acqua. E allora magari ti verrebbe anche da gettare un salvagente in aiuto di qualche altro navigante. E va benissimo, ma prima devi assicurarti di averlo anche tu. In mare vige questa regola: prima mettiti il tuo giubbotto di salvataggio e poi puoi aiutare l'altro. In caso contrario, affogherete entrambi. Quindi è molto importante che tu in questo momento abbia il tuo salvagente o più di uno. Quindi prenditi cura di te stesso facendo azioni concrete, che possono essere anche a parere banali come un bagno caldo 5 minuti o rimanere alla finestra o sul balcone per sentire l'aria fresca o il calore del sole sulla pelle. Puoi fare meditazione o anche semplicemente metterti una mano sul cuore e dare a te stesso tutto il calore e l'affetto che desideri, che ti serve in questo momento. Magari ti può mancare quello degli altri o di alcuni altri, ma sicuramente la persona che in questo momento può esserti più di aiuto, di sostegno, di supporto, quella che può capire di più quanto stai soffrendo, sei tu. Prenditi cura prima di tutto della tua sofferenza, sapendo però che non è l'unica, non è la sola e non è la più grave, la più difficile da affrontare, perché quello che è più personale è anche universale, soprattutto in questo momento.